Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo chi è in arrivo verso i single. È una lettura collettiva, quindi potrebbe non risuonare con tutti, prendete quel che risuona con voi. E questo genere di video è valido dal momento in cui lo si vede. Questo video sarà diviso in tre sezioni. Nella prima sezione vedremo quali sono gli eventuali blocchi che voi avete e che vi impediscono di entrare in una nuova relazione. Nella seconda sezione vedremo chi è in arrivo. Nella terza sezione vedremo gli indizi che possono essere di natura fisica oppure di natura psicologica. Allora, iniziamo subito e vediamo quali sono gli eventuali blocchi per le persone che attualmente stanno guardando il video, perché sono single al momento attuale. Perché le persone che stanno guardando il video sono single? C'è la carta del giudizio con la torre. Quali sono gli eventuali blocchi? Lo scorpione è molto forte, quindi per alcuni lo scorpione rappresenta un blocco. Quali sono gli eventuali blocchi? Da capo un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Quali sono gli eventuali blocchi per chi è single? C'è la carta dei tre di spade e la carta del 10 di denari, fondo del mazzo c'è la carta d'effante di denari. Quindi per alcuni il blocco potrebbe essere costituito da una persona che ha un segno d'acqua, o perché c'è stata una rottura che è avvenuta da poco, oppure perché voi siete ancora coinvolti nei confronti di questa persona. Non per forza deve avere un segno d'acqua nel segno del sole, potrebbe essere anche in un'altra posizione prevalente del tema natale. Vedo che c'è ancora del dolore che è presente e si può trattare di qualcuno con il quale c'è stato un rapporto che voi avete giudicato essere stabile per un periodo, o comunque c'era questa visione, c'erano i primi passi che venivano mossi nella costruzione di qualcosa. Il fatto che ci sia il giudizio mi dice che qualcosa che concerne questa persona ancora risale in superficie, ossia è come se riemergesse dal passato. E c'è questa torre subito dopo, il che significa che si tratta di una persona o si tratta di ricordi che ancora vi destabilizzano, siete ancora emotivamente coinvolti in quella vicenda, c'è del dolore. Andiamo un attimo a chiarire, vediamo perché c'è giudizio. Perché c'è giudizio come blocco? C'è la carta dell'appeso e la carta del 9 di spade. Allora, alcuni di voi ancora aspettano il ritorno di una persona e si stressano al riguardo. Se non aspettate il ritorno, state ad indicare che ancora siete condizionati dal vostro passato. Ossia, quello che è successo in precedenza in qualche modo crea per voi una stagnazione e la paura di aprirvi nuovamente ai rapporti, perché avete paura di sperimentare nuovamente le stesse cose. È opportuno vedere la questione da prospettive che sono diverse, quindi ricevere una sorta di illuminazione affinché possa avvenire questa trasformazione e possiate andare oltre il vostro passato. Vediamo perché c'è la torre. Perché c'è la torre? Il 5 di denari con l'8 di denari, il 2 di coppe, la carta dei 5 di bastoni. Allora, se questo ha a che fare con una persona in particolare con la quale si è sperimentata una rottura di recente o ancora siete condizionati da quella rottura, vedo che qualcuno in quel rapporto ha smesso di metterci l'impegno e c'è stata questa sensazione di abbandono. Si può trattare di un rapporto su cui voi vi siete impegnati o comunque vedevate la possibilità di uno sviluppo, perché avete avvertito un senso di compatibilità, di sintonia con quella persona, però si è venuta a creare una freddezza o una chiusura che è avvenuta praticamente all'improvviso, forse dopo dei litigi o a causa di complicazioni di qualche tipo. Quelli di voi che sono ancora condizionati da quello che è accaduto in passato devono lavorare sul concetto del proprio valore, quindi devono cercare di credere di più loro stessi, di superare eventuali credenze negative che sono presenti in modo tale che vi possiate allineare alla persona giusta. Avverto un po' di pessimismo da parte di qualcuno di voi perché pensa che lo sforzo sia quasi inutile, che è difficile trovare una persona che sia in perfetta sintonia o un'anima gemella o fiamma gemella con la quale si possa avere qualcosa di più solido e stabile perché avvertite un'energia di destabilizzazione.
Vediamo perché c'è la regina di coppe. Perché c'è la regina di coppe come blocco per il single. Perché c'è la regina di coppe come blocco per i single? Allora c'è la carta del mondo, c'è la carta dei 10 di spade, del 4 di bastoni, dell'imperatrice, la carta dell'8 di coppe. Quindi ribadisco che per alcuni questa è una persona da cui voi vi siete distaccati o è questa persona che si è distaccata. C'è stata una chiusura ed è stata anche una chiusura che è avvenuta in maniera dolorosa, è stata percepita come una sorta di tradimento e questo era un rapporto che secondo voi aveva delle potenzialità di sviluppo e poteva forse condurre ad un matrimonio o comunque poteva condurre a qualcosa di stabile e di serio, però poi qualcuno si è distaccato. Potrebbe indicare anche che voi avete avuto delle storie che pensavate potessero avere un certo sviluppo, soltanto che poi vi siete sentiti traditi da quelle persone perché si sono comportate in una maniera che voi non vi aspettavate. E quindi quello che è successo è che vi siete distaccati e disconnessi a livello emotivo e potrebbe essere difficile adesso per voi essere nuovamente aperti alle emozioni, disponibili e generosi nei confronti di qualcuno, perché tra di voi c'è chi potrebbe aver fatto tanto per delle persone, perché emerge un'energia che è generosa, un'energia di qualcuno che si prende cura dell'altro, però c'è anche l'elemento di chi si sente fortemente ferito, perché più si fa per una persona e più poi ci si può sentire feriti se quella persona in qualche modo tradisce la fiducia. Adesso vediamo perché c'è il 3 di spade, perché c'è 3 di spade come blocco per i single. C'è 4 di denari in una posizione orizzontale, fondo del mazzo alla regina di bastoni, segno di fuoco, Ariete Leone oppure Sagittario. Alcuni di voi non si vogliono aprire a livello emotivo perché hanno paura di essere feriti. Quindi c'è difficoltà a lasciarsi completamente andare perché pensate che questo sia il modo di essere nel vostro potere e di non essere delle vittime, piuttosto persone che sono in controllo. Tra di voi c'è chi è stato coinvolto in relazioni a tre e qualcuno non voleva lasciare il rapporto ufficiale. C'era una difficoltà a mollare praticamente quella situazione. Adesso vediamo perché c'è 10 di denari. Perché c'è la carta della stella che alla fine è caduta in posizione orizzontale con il 7 di bastoni. Allora, a mio avviso, quello che voi volete è ovviamente avere una stabilità, quindi un rapporto di lunga durata praticamente con una persona, costruire qualcosa che possa avere delle basi solide nel futuro, creare forse famiglia. Il fatto che la stella sia caduta in quel modo, però, mi dice che avete questo desiderio, questa speranza. Però alcuni di voi spesse volte si sentono illusi oppure non credono molto in questo potenziale. Ancora c'è un po' di speranza, ma spesse volte vi sentite scoraggiati e siete sulla difensiva. Voi stessi avete difficoltà forse ad aprirvi agli altri, siete in questa bolla di protezione perché non vi volete più sentire feriti. Quelli di voi che sono stati in rapporti a tre non hanno molta speranza che quella persona lasci la terza parte. Se voi avete avuto una relazione solida fino ad un certo punto con la persona che poi vi ha ferito, queste cose vi hanno portato ad assumere questa posizione molto difensiva e rigida. Quindi ancora siete un po' coinvolti in quella situazione, specialmente se si tratta di qualcosa che è avvenuto di recente. Adesso vediamo di avere un oracolo per quanto riguarda i blocchi per chi è single. Quali sono gli eventuali blocchi per chi è single? Se possiamo avere delle informazioni in più. C'è la carta di ossessione e la carta di delusione. Quindi si tratta di un rapporto o anche di esperienze precedenti che vi hanno deluso e che hanno sviluppato in voi anche un certo senso di ossessione. Di codipendenza forse nei confronti di quella persona oppure di quelle persone. Adesso vediamo di avere un altro oracolo per quanto riguarda i blocchi. Quali sono i blocchi per chi è single? C'è la carta di passione e la carta di aspettare una reazione.
Quindi il blocco potrebbe essere dovuto al fatto che voi ancora siete legati ad una persona, ancora aspettate che questa persona faccia qualcosa oppure che abbia una reazione di qualche tipo, perché c'è passione. Quindi per molti di voi questo significa che ancora siete fisicamente attratti verso quella persona con la quale c'era molta passione. Ed è quello che crea praticamente una sorta di blocco, perché siete ancora in questa energia di attesa. Adesso vediamo chi è in arrivo verso i single, quindi chi è in arrivo verso le persone che sono single, quali caratteristiche ci sono? Chi è in arrivo verso i single? Chi sono le persone che sono in arrivo verso i single? Chi sono le persone in arrivo verso i single? Ok, questo è il contrario. Asso di bastone al contrario, ok. Chi è in arrivo verso i single? L'imperatrice. Chi è in arrivo verso i single? I 5 di spade, devo dire, è potenzialmente al contrario. Sotto c'è 6 di spade, ok. Chi è in arrivo verso i single? Altre due carte. Chi è in arrivo verso i single a livello collettivo? Chi sono le persone che si stanno avvicinando a livello collettivo? Ok. Abbiamo due cavalieri, quello di denari e di coppe. Con l'otto di coppe e fondo del mazzo un altro cavaliere, quello dei bastoni. Allora, quando ci sono tanti cavalieri, sa indicare, almeno da quello che ho potuto notare, che sono diverse persone che si avvicinano, quindi non solo una. Quindi io potrei prendere l'energia di diverse persone o alcune cose appartengono ad una piuttosto che all'altra. Andrò a chiarire comunque per vedere più nel dettaglio. Tra le persone in arrivo, c'è qualcuno che vuole una cosa e basta, cioè nel senso è qualcuno con cui le cose si consumerebbero subito, si brucierebbero subito. Quindi questa o queste sono delle persone a cui fare attenzione, perché vedo questa possibilità. Con qualcun altro invece c'è una possibilità di sviluppo, soprattutto nel lungo periodo, cioè si può trattare di una persona o di persone con le quali ci potrebbe essere una certa regolarità. Per quanto riguarda la comunicazione, mi piace il fatto che 5 di spade sia al contrario, perché sta ad indicare che qualcuno non vuole fare giochi mentali e non vuole ingannare. Comunque andrò a chiarire ciascuna di queste carte per avere più dettagli, perché secondo me ci sono diverse energie che si incastrano. Tra queste persone qualcuno potrebbe avere un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, vedo anche la presenza dell'acqua con Cancro, Pesci, Scorpione. Abbiamo tutti i segni di fuoco con Ariete, Leone e Sagittario. E poi vedo la presenza dell'acquario. Tra queste persone c'è qualcuna che appare essere romantica, cioè questa è una persona che potrebbe spesso regalare dei fiori oppure presentarsi con dei doni di qualche tipo. E sembra una persona che è dolce per come si presenta, vi potrebbe proporre qualcosa, proporre di uscire, magari di fare un'attività all'aria aperta, andare da qualche parte in uno spazio che è aperto in particolare. È qualcuno che si veste in una maniera che è molto semplice, non è una persona che indossa colori che sono stravaganti, inoltre potrebbe avere anche dei tatuaggi in alcuni casi. Potrebbe essere una persona che ha la passione per le scarpe, in particolar modo quelle da ginnastica, quindi qualcuno che fa collezione delle scarpe, perché vedo delle scarpe che hanno delle caratteristiche che sono abbastanza uniche, il che mi dice che questa è una persona che compra delle scarpe che sono particolari. È una persona che potrebbe avere molti capelli, specialmente scuri, però vedo anche la presenza di capelli biondi. Tra queste persone c'è qualcuno che si muove in maniera estremamente lenta, quindi se vi deve chiedere di uscire oppure di fare qualcosa, ci mette tempo. Se deve rispondere a dei messaggi, sembra metterci praticamente del tempo. Non posso escludere anche che si faccia risentire qualcuno che non avete risentito da tempo. Comunque andrò a chiarire per vedere nel dettaglio questa cosa. Tra queste persone c'è anche chi ama parecchio la musica, ama ballare,
oppure suonare degli strumenti che sono musicali, qualcuno che ama le feste ed è molto passionale. Tra queste persone c'è chi si è allontanato da poco da un altro rapporto. Voi stessi potreste decidere di voltare le spalle ad una o anche a tutte queste persone. Andiamo a chiarire perché l'asso di bastoni è al contrario per chi in arrivo verso i single, perché l'asso di bastoni è al contrario. Cioè il 10 di spade o la scopa che cade, lo prendo come un segno di pulizia, e il fante di bastoni. Allora, come vi ho già detto, con una di queste persone le cose si potrebbero consumare subito, è come se si bruciassero subito. Quindi questa è una persona con la quale ci potrebbe essere una comunicazione, un'interazione di qualche tipo, però poi le cose non proseguono. E questo viene percepito un po' come un tradimento perché voi pensavate che quella persona fosse genuinamente interessata e quindi fa qualcosa che voi non vi aspettavate, ad esempio smette di scrivere. Oppure ancora si può trattare di una persona che si vuole semplicemente divertire. E quello che succede è che è interessato ad una cosa sola, le cose si brucierebbero subito e voi percepite questo come una sorta di tradimento. Vediamo perché c'è l'imperatrice. Perché c'è l'imperatrice? Perché è in arrivo verso i single. Perché c'è l'imperatrice per chi è in arrivo verso i single. Allora, da capo questo cavaliere di bastoni in una posizione orizzontale con un altro cavaliere, quello di spade. Quindi qui si conferma che sono diverse persone che si avvicinano. E c'è questa energia molto veloce che emerge. Quindi con qualcuno le cose si potrebbero sviluppare in una maniera abbastanza veloce. Quindi c'è un inizio di una conversazione, di una comunicazione e poi sembra che voi subito vi trovate in sintonia, quindi c'è questo senso di crescita. Vedo anche la presenza di tutti i segni d'aria con acquario, gemelli oppure bilancia. Qualcuno potrebbe avere una moto ed essere molto attivo dal punto di vista fisico, in particolare potrebbe correre. C'è una persona che ama mettere le felpe oppure ama mettere il cappuccio. Potrebbe indossare l'orologio oppure un bracciale, specialmente nel braccio destro piuttosto che su quello sinistro. Si tratta di una persona che sa quello che vuole. C'è la presenza dell'arco, il che mi parla del fatto che questa è una persona che vuole puntare dritta ad un obiettivo e sembra volerlo perseguire. Quindi si tratta di una personalità che è molto ambiziosa ed è determinata, cioè quando sa quello che vuole corre a raggiungerlo. Questa è praticamente la maniera in cui si presenta. Potrebbe essere una persona che spesse volte mette i capelli verso l'alto. Questo cavaliere era in posizione orizzontale, il che mi dice che questa non è una persona che vuole semplicemente divertirsi, non è una persona che è spesso inconsistente. Adesso vediamo perché 5 di spade al contrario. Perché 5 di spade al contrario? Perché in arrivo verso i single? Perché 5 di spade è al contrario? C'è la carta del mondo e la carta dell'asso di coppe. Quindi significa che c'è una persona, ma anche più persone, che hanno un interesse che è genuino. Ossia, non sono persone che vogliono ingannare, ma sono persone che vogliono avere in effetti un nuovo inizio. Se questa è una persona che si ripresenta, perché vedo anche questa possibilità, è una persona con la quale ci sono stati dei conflitti di qualche tipo e vuole mettere fine agli stessi per avere un nuovo inizio, però il fatto che l'asso di bastoni sia al contrario mi dice che è meglio non fidarsi, ve lo dico chiaramente. Se invece sono nuove persone, tra queste c'è chi è genuino, c'è chi è sincero, è una persona con la quale mettereste fine a quei giochi mentali a cui siete stati abituati con altra gente. Vediamo perché c'è il cavaliere di denari. Perché c'è il cavaliere di denari? Perché c'è il cavaliere di denari? Perché in arrivo verso i single? Perché c'è il cavaliere di denari? Da capo, la scopa che è caduta, abbiamo il 9 di bastoni e sul fondo del mazzo la regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. Se questa è una persona che si fa risentire dopo diverso tempo e potrebbe essere un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro, voi non vi fidate. Siete sulla difensiva, avete messo una barriera davanti a voi, non ci volete praticamente avere a che fare. Se questa è una persona nuova, che sembra muoversi piano, fin troppo piano per voi,
nel senso che risponde con ritardo, oppure ancora è una persona che non vi propone niente ma parla e basta, cioè insomma è come se non facesse nessuna mossa in particolare e si muove in una maniera estremamente lenta. Voi non vi fidate. Vediamo adesso perché c'è cavaliere di coppe, perché c'è cavaliere di coppe per chi è single e per chi è in arrivo verso single. Perché c'è cavaliere di coppe. La papessa. Con gli amanti. Allora, la persona che si presenta in una maniera che è romantica, che è dolce e che vi potrebbe invitare a fare qualcosa all'aperto. Quindi attività oppure andare a mangiare qualcosa, ma in uno spazio che è aperto, perché così come emerge, vi potrebbe regalare dei fiori, ma non necessariamente, si può anche trattare di altri tipi di regali. Questa è una persona con la quale potreste avvertire un forte legame, specialmente dal punto di vista spirituale. Potreste notare molti segni e sincronicità che riguardano questa persona. A livello intuitivo potreste sentire che questa è la persona giusta. E lo stesso vale per questa persona perché potrebbe avvertire a livello intuitivo che voi siete la persona giusta. Ci sono delle differenze tra di voi e per alcuni sono differenze per il colore della pelle, oppure per la cultura, oppure per città o paesi da dove venite. Insomma, vedo delle differenze di qualche tipo. E ci sono anche delle cose che non vengono del tutto espresse. Nel senso che si tende a nascondere quanto effettivamente ci si sente coinvolti. Vediamo perché c'è l'otto di coppe. Perché c'è l'otto di coppe per le persone in arrivo verso quelli che sono single? Perché c'è l'otto di coppe? Il 2 di coppe con l'otto di denari. Fondo del mazzo, il diavolo. Allora, qualcuno si distacca dalla tentazione di volersi impegnare su un rapporto. Quindi si può trattare di una di queste persone che era ancora emotivamente legata ad un'altra, però decide di distaccarsi nonostante ci sia questa tentazione, quindi si impegna per andare verso qualcos'altro, quindi verso di voi, oppure questo ha a che fare con voi, nel senso. Voi potreste ricevere queste diverse offerte, perché vedo diverse persone che si presentano, però voi cercate di resistere a questa idea, o perché non siete ancora pronti, o per qualche motivo, forse percepite che c'è della tossicità, siete ancora coinvolti in situazioni precedenti, siete ancora un po' feriti, quindi potreste rifiutare queste offerte con le persone nuove. Altri invece decidono di distaccarsi dalla persona del passato che però è ancora presente a livello energetico, specialmente se questa persona si dovesse fare risentire. Quindi vedo che c'è proprio l'impegno nel resistere a questa tentazione. Adesso vediamo di avere degli oracoli. Cosa possiamo sapere in più per quanto riguarda le persone in arrivo verso il singolo a livello collettivo? Cos'altro possiamo sapere? La carta di successo con la carta di impegno. Tra queste persone c'è chi potrebbe avere molto successo, specialmente nel campo lavorativo, nel campo della carriera. E questa sembra essere la persona più significativa tra quelle che si presentano. Inoltre, qualcuno potrebbe avere successo grazie all'impegno che ci mette, specialmente a livello di comunicazione, a livello di attenzioni, insomma, potrebbe riuscire nel suo scopo, che è quello praticamente di avvicinarsi, di avere una relazione o comunque portarvi a cena, portarvi fuori o cose del genere. Adesso vediamo di avere un altro oracolo per quanto riguarda le persone in arrivo verso il singolo a livello collettivo. Cosa possiamo sapere? Quali altre informazioni ci sono? C'è la carta di amici e la carta di distacco amaro. Allora, questo mi fa venire in mente diverse cose. Innanzitutto, alcuni di voi potrebbero decidere di restare amici con qualcuno, però questo non viene senza un certo senso di amarezza. Per altri, c'è qualcuno nel vostro gruppo di amici che è interessato a voi e che potrebbe fare dei gesti verso di voi che vi faranno capire di avere un interesse, ma questa è una persona con la quale c'è stato già un distacco amaro in passato.
Oppure ci potrebbe essere perché voi non siete interessati praticamente a questa persona. Adesso vediamo con gli indizi. Allora, adesso metterò almeno 10 carte per vedere quali sono le caratteristiche fisiche oppure psicologiche delle persone che si avvicineranno. Poiché questa è una lettura collettiva e poiché abbiamo visto che ci sono diverse persone che si presenteranno, non tutti questi indizi appartengono ad un'unica persona, ma la maggioranza degli stessi sarà in comune. Quindi vediamo quali sono gli indizi che riguardano le persone che si stanno avvicinando verso i single a livello collettivo. Quali sono gli indizi delle persone che si stanno avvicinando verso i single? Allora, ha una dieta sana. Quali sono gli indizi di chi è in arrivo verso i single? Ha pochi amici. Ah, forse distacco amaro dagli amici e qualcuno che ha avuto problemi in amicizia di recente. C'è stato un distacco con degli amici per qualche motivo. Questo è un altro messaggio ed è un indizio per voi. Quali altri indizi ci sono per chi è in arrivo verso i single? Differenze culturali, l'avevo percepito. Ha un tatuaggio, anche questo. Quindi tra queste persone c'è chi ha un tatuaggio. Quali sono gli indizi? Differenza notevole di età con alcune di queste persone. Quali sono gli indizi di chi è in arrivo verso i single? Si offende facilmente, questo non è un buon segno. Ha dei segni molto particolari. Ama mangiare. Quali sono gli indizi di chi è in arrivo verso i single? Quali sono gli indizi di chi è in arrivo verso i single? È infantile? Allora, interessante perché qui abbiamo due carte che sono opposte. È una persona che ama dominare ed è una persona che ama essere dominata. Quindi questo può indicare che tra queste persone c'è chi ama dominare. E poi c'è chi ama invece l'opposto, oppure sono due caratteristiche che possono coesistere in una persona perché potrebbe sfoggiare entrambi questi tratti. Ad esempio, nella vita reale, questa è una persona che vuole controllare gli altri, però per esempio a livello intimo è l'opposto o viceversa, insomma ci siamo capiti. E poi ha i capelli corti. Quindi tra queste persone c'è chi ha una dieta che è sana, quindi è una persona che è attenta a quello che mangia, a quello che beve, forse non fuma, segue una dieta che è particolare, potrebbe fare attività fisica perché ci tiene, insomma, alla sua salute oppure a come si presenta, eccetera. Sembra che qualcuno abbia pochi amici, ci sono delle differenze culturali. Tra queste persone c'è chi ha dei tatuaggi o comunque dei segni che sono molto particolari e c'è anche una differenza notevole di età tra voi ed una di queste persone. La persona che ama mangiare potrebbe non necessariamente essere quella che ha una dieta sana, mi dà più l'idea di una persona che è robusta oppure di una persona che mangia un po' di tutto. E forse non ci tiene molto alla sua dieta, quindi potreste riscontrare delle differenze notevoli tra le persone che si avvicineranno. Qualcuno è attento a ciò che mangia, l'altra persona invece no. Farei attenzione specialmente a quelle persone che si offendono facilmente, che sono infantili e che amano dominare. Perché si tratta di persone che potrebbero avere caratteristiche narcisistiche in alcuni casi. Quindi se notate che voi dite qualcosa senza avere neanche l'intenzione di offendere, ma questa persona sembra essersi offesa, allora quello è un segnale a cui prestare attenzione. Anche il fatto di essere infantile, per esempio, per come parla oppure per come si comporta, penso che sia legata alla stessa persona. In questo caso qui ci potrebbe essere una persona che sembra dire sempre di sì tra queste persone, quindi è una persona che sembra non avere un carattere che è molto forte o comunque una persona che propone le cose e che impone delle scelte, sembra piuttosto qualcuno che tende ad accettare, tante cose. Anche questo potrebbe essere qualcosa
da tenere in considerazione, nel senso che non volete neanche stare con una persona che accetta di tutto e che non ha, insomma, un carattere che sia forte e determinato. Però, ripeto, tra le persone che si presentano ho visto che c'è qualcuno che ha un buon potenziale ed è una persona con la quale potreste sentire un legame veramente forte. Poi usate il vostro discernimento ovviamente per capire se valga la pena proseguire l'interazione o meno e se sia opportuno poi sviluppare quel rapporto. Questo genere di video lo farò abbastanza spesso perché le energie tendono a variare, per cui vedremo insomma come evolveranno le energie successivamente. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!